E ora andiamo a Borgomanero per la campagna elettorale. Sono ben 6 i candidati sindaco. Vanni Caratto. Il futuro dell'area Beatrice è quello dei commercianti del centro. Su queste due direttrici principali ruotano i dibattiti delle ultime settimane di campagna elettorale a Borgomanero. Sull'area inquinata da metalli pesanti nella parte nord del territorio comunale, dopo decenni si è arrivati alle battute finali della bonifica e ora il tema è se il suo utilizzo possa essere soltanto quello industriale. Sul commercio tutti parlano della necessità di un rilancio e ognuno ha la sua ricetta. Dopo 10 anni di centrodestra con il sindaco Anna Tinivella, cerca un rinnovamento nella continuità il vice sindaco Sergio Bossi, appoggiato da 6 liste. Nel suo programma un tema in primo piano è quello dei sottopassi, una questione trentennale per la quale ora si è arrivati alla gara d'appalto, anche se manca ancora l'ok della sovrintendenza. Sul fronte del centro-sinistra la competizione è a 3. Corrado Rossi, sostenuto dal PD e da una lista civica, vuole da subito rivitalizzare il commercio con lo strumento degli sgravi fiscali, abbassare il costo delle mense scolastiche e mettere mano alla manutenzione delle strade. Pier Giorgio Fornara, sostenuto da 3 liste civiche, punta invece tutto sulla cultura. Da lì bisogna partire anche per pensare a un nuovo sviluppo della città, valorizzando anche la realtà della Casa della Cultura Fondazione Marazza. Sempre nell'area del centro-sinistra, Graziella Valloggia, con la sua lista civica, che pensa al recupero della partecipazione dei cittadini alla vita politica per attuare i punti del suo programma, iniziando dal ripristino dei consigli di quartiere e di frazione. Fuori dai due schieramenti, il Movimento 5 Stelle con Andrea Fornara, che tra le sue proposte vede un bando con incentivi per le nuove attività economiche che decidano di assumere dipendenti a tempo indeterminato. Al centro degli schieramenti si pone infine la proposta di Alberto Cerutti, che mette la famiglia al primo posto. Da lì bisogna ripartire per dare un nuovo sviluppo alla città.